Andrò Amorese, ne ha facoltà. Prego, a lei la parola. Grazie Presidente, colleghi, sottosegretaria Frassinetti. Da ieri è attivo un nuovo provvedimento del governo. Riguarda 1.200.000 figure tra docenti e personale scolastico. Perché parto da qua? Perché questa legge che stiamo per votare non è isolata, non è un provvedimento spot che noi portiamo in quest'aula, ma è uno dei tanti segnali di attenzione alla scuola, uno dei tanti segnali di attenzione al personale scolastico, e in particolar modo stasera alla figura essenziale, fondamentale, costituzionale del docente. Parto da qui perché voglio poi dopo arrivare alla profondità di questa proposta di legge, ma parto da qui perché non è l'unico segnale di attenzione. Rinnovi di contratti, continuità didattica che prima non c'era e con questo governo inizia ad essere importante, forte. E poi stasera arriviamo a commentare, a dichiarare il voto di una legge essenziale, importante, oserei aggiungere purtroppo importante. Ci si arriva come necessità. E come ci si arriva oggi alla situazione di oggi per cui questa legge è necessaria? È una delle conseguenze finali, colleghi, delle degenerazioni di un certo periodo della stagione della cosiddetta Prima Repubblica, in particolar modo delle degenerazioni del 68. Una degenerazione che via via ha avvelenato ogni tipo di autorità, ogni tipo di forma di tradizione, ogni tipo di gerarchia. È avvenuto nella famiglia, il rispetto nei confronti dei genitori è sempre più basso. Figuriamoci come potevamo continuare anche nella scuola. Rispetto nei confronti dei docenti si è abbassato negli anni. Siamo passati dal vietato vietare alle offese, alle aggressioni quotidiane. Ebbene, io non voglio citare, lo hanno già fatto alcuni nostri colleghi, tanti esempi che ci sono, ce ne sono stati anche recentemente di aggressioni, di offese pesanti con l'aggravante del video. Ma voglio pensare e parlare di quei numerosi, che probabilmente sono molti di più, episodi che non vengono denunciati, che non sono venuti mai a galla. Perché ormai in alcune situazioni, e lo dico tranquillamente, in ogni parte della nostra nazione, sono quasi ritenuti la normalità, purtroppo. E allora al disincanto, alla demotivazione dei docenti, che appunto spesso si trovano addirittura a dare quasi per scontati, quasi ad arrendersi davanti a questi fatti, beh, noi rispondiamo sì, anche con questa legge, assolutamente sì. Perché noi non ci siamo arresi, vogliamo ridare loro, ai docenti, agli insegnanti, ma a tutto il personale scolastico, una bandiera che sia fatta di stima, di onorabilità, di orgoglio, l'orgoglio di tornare nelle classi a esercitare quello che una volta era considerato il mestiere più bello del mondo e che deve tornare ad esserlo con orgoglio. Ma il messaggio di questa legge non può, e di tutti i provvedimenti del governo Meloni e del ministro Valditara, possono essere solo rivolti ai docenti e basta. Perché io mi rivolgo anche agli studenti. Se noi ridiamo autorevolezza alla figura del docente, gli riconsegniamo un'altra bandiera, quella del rispetto, della volontà, del riscatto sociale, perché un rapporto più serio, più complementare tra docente e studente è il bene della scuola nella sua e nella propria quotidianità. E allora mi rivolgo anche ai genitori perché,
come sappiamo, purtroppo, protagonisti di questi episodi di violenza, di aggressione, di brutalità verbale, sono anche i genitori. E questa forse è la cosa addirittura più grave, perché io posso immaginarmi come un docente si senta screditato quando un genitore, magari davanti agli studenti, viene ripreso, viene attaccato, viene aggredito. E allora io mi rivolgo a questi genitori. Fate i genitori, non fate i sindacalisti, perché non è quello il vostro ruolo è di educare i figli e magari cercare di capire a volte bocciature, sospensioni, quando un docente riprende alcune situazioni. Fate meno i sindacalisti e fate più i genitori. E quindi questa legge servirà a ribadire come i professori, le professoresse, sono pubblici ufficiali e come tali devono essere considerati. E gli aggravanti, gli aggiornamenti del codice penale, purtroppo, questo uso ancora questa espressione, sono essenziali, non si poteva farne a meno, possono essere un deterrente essenziale, così come lo è l'aver ripreso e riformato il voto in condotta. È chiaro che la sinistra, avendolo col ministro Fedeli nel 2017 eliminato, per di più nelle scuole medie, che tutti sappiamo essere i 3 anni più delicati nel passaggio tra le elementari e eventuali superiori, noi riteniamo che anche il voto in condotta sia importante per ridare dignità, ridare importanza, ridare autorevolezza alla figura del docente. Un valore sociale, un valore etico, un valore esistenziale. E questo è quello che noi pensiamo andare nel profondo in questa proposta di legge. Senza il rispetto del ruolo dei docenti, colleghi, c'è davvero una scarsa possibilità di arrivare a un'auspicata empatia, complementarietà tra la figura del docente e la figura dello studente e le proprie famiglie. Il rischio poi, e si sente un po' in questi anni nell'aria, è che poi la figura del docente venga in qualche modo, ci sia proprio la volontà di superarla con altre figure. E questo, come Fratelli d'Italia, lo riteniamo scorretto, lo riteniamo pericoloso. E allora, c'era, mi sembra, il collega Sasso prima che mi ha ricordato, quando dice ci si alzava in piedi, io non so se questo avviene ancora in alcune scuole, non avviene più, addirittura in alcune scuole c'è questa nuova sperimentazione di eliminare addirittura il voto e la consapevolezza del voto, come se poi quando qualcuno si iscrive all'università poi i voti te li dicono subito, quindi è il caso che nella vita si stia attenti a essere esaminati, ad essere giudicati, perché poi la società, il mondo del lavoro, l'università lo fa. E allora il collega prima parlava dell'alzarsi in piedi, io so perché la mente mi è andata a una canzone di un cantatore romano che nel 75, la canzone Compagno di scuola, diceva 8:20 tutti in piedi, il presidente, la croce e il professore, in ordine chiaramente gerarchico, parlando di scuola. Ecco, io credo che, per esempio, lo dico come inciso, visto che l'hanno fatti tanti i miei colleghi, ed è successo ieri in una scuola, togliere il crocifisso dalle classi sia una scemata, perché la scuola è laica e le tradizioni italiane ed europee sono laicamente profonde e devono essere portate avanti. E allora, nel annunciare il voto favorevole, convintamente, orgogliosamente favorevole di Fratelli d'Italia, chiudo con una citazione bellissima di Edmondo De Amicis, che penso non abbia bisogno di presentazioni in quest'Aula. E diceva, e pronuncia sempre con riverenza questo nome, maestro. Sto concludendo. Che dopo quello di padre, possiamo ovviamente declinare maestra e madre, è il più nobile, il più dolce nome che possa dare un uomo ad un altro uomo.
Vi ringrazio.